La notizia non è ufficiale, ma fonti ben informate della prefettura dicono la prandina non chiuderà per l'inverno, come invece era stato detto a luglio quando era stata allestita la tendopoli. Oggi lunghi colloqui telefonici tra Ecofficina e la prefettura, pare che nessun ordine sia stato dato per smantellare il contestato campo profughi in centro a Padova. La COP ha già disposto impianti di riscaldamento nella grande tenda dormitorio in grado di ospitare 240 persone e nelle 17 piccole tende blu in grado di tenere in tutto oltre 100 ospiti. In settimana 130 persone dovrebbero essere trasferite a Bagnoli, altre 50 andranno a Montagnana. Calcolatrice alla mano, è facile fare i conti, di fatto il vero grande hub provinciale dei profughi è Padova. Le decisioni restano tutte in capo alla prefettura. Io penso che sia una politica assurda, quello che è stato fatto a Padova è incredibile perché è l'unico posto d'Italia dove si è messa una tendopoli in centro a una città storica, dentro le mura storiche di Padova. Soluzioni probabilmente ce n'erano molte altre, è troppo facile scaricare la responsabilità sui sindaci. I sindaci non hanno competenze in questa materia, devono arrangiarsi i prefetti, però a Padova la scelta direi sbagliata e caricata sulle spalle dell'amministrazione e dei cittadini. Entro la settimana 150 persone dovranno andare a Bagnoli, ma anche il sindaco Roberto Milan non ne sa nulla. Non so, non ho avuto nessuna informazione. Spero, mi auguro, ecco, nei prossimi giorni di essere informato anch'io.